Ciao ragazze, finalmente sono tornata a girarvi un video. Come potete leggere dal titolo, sarà un video chiacchiericcio. Vi volevo parlare un pochettino del mio canale, che fine farà il mio canale, perché comunque ho riflettuto molto e non credo che, almeno in questo periodo, girerò video su YouTube. Per chi mi segue su Facebook e su Instagram, io sono sempre presente, pubblico sempre foto, aggiornamenti sui prodotti, foto inerenti al trucco, eccetera, eccetera. Quindi sono dei social che curo moltissimo rispetto a YouTube, anche perché comunque vedo che c'è un riscontro, e quindi diciamo, e mi piace, riesco anche a interagire con voi rispetto a YouTube, e preferisco questi social qui rispetto a YouTube, che comunque si sa, se non si ha un editing curato, una qualità video ottimale, non si va avanti, insomma, su YouTube, oppure se non hai conoscenze di un certo livello. Ma neanche mi interessa, sinceramente. La mia ambizione della vita non è fare la YouTuber, ve l'ho sempre detto. Anche perché molte YouTuber parlano dell'essere, insomma, YouTuber come un lavoro, per loro è un lavoro, per loro è un lavoro, sarà un lavoro. In questo periodo della vostra vita potrà essere per un lavoro tra qualche anno, ma non è che a 40 anni, come vi dico sempre, state a fare video, anche perché chi vi segue più a 40 anni, cioè, parliamoci chiaramente, non è che siete Clio, quindi, cioè, a parte che a me YouTube, raga, non è un mondo che mi piace, cioè, è pieno di falsità, di ipocrisie, di gente che ti fa la bella faccia davanti e dietro, ti pugnala alle spalle, è tutto finto, è un mondo di finzione basato sull'apparenza. Questo è YouTube, per questo a me non piace. Anche perché i successi che ho ottenuto ultimamente non sono dovuti al mio canale YouTube, ma ai miei social, come possono essere Facebook, Instagram e viceversa. Io infatti invito alle ragazze che vogliono aprirsi un canale o qualsiasi cosa, di non credere a quello che vi raccontano questi grandi guru del make-up, perché non è così, raga. Non è che voi le soddisfazioni, per chi vale, quello che vi voglio dire, arrivano sempre. Cioè, non per atteggiarmi, però io vi ripeto, ancora non mi spiego perché ho avuto la collaborazione con la Urban Decay, contattata da loro, la collaborazione con la NYX, che in un primo momento non mi ha mai cagato. Cioè, io sono rimasta contenta di questo perché significa che con le mie foto ho trasmesso qualcosa, ho trasmesso la mia passione, sono felice di questo e non ho investito tantissimo e coltivo semplicemente la mia passione, non è un lavoro. Quindi, quello che voglio dirvi in sostanza è che non vi aspettate di aprirvi un canale YouTube e di avere tutto quello che vedete attorno a quelle persone, perché non è così. Attorno a quelle persone c'è sia la fortuna, ma c'è anche la conoscenza con altri YouTuber, eccetera, eccetera. Cioè, è così, parliamoci chiaramente. Il merito, sinceramente, è soltanto per come la vedo io per alcune persone su YouTube, ma poi per il resto è tutto un giro di conoscenze e tutta una questione di marketing, perché comunque sono persone seguite e quindi le aziende giustamente mandano i prodotti a loro per recensioni, eccetera, eccetera, che poi molto spesso tanti prodotti vengono mandati a queste persone, ma poi non li mostrano nemmeno nei video. Quindi, vabbè, che cosa mi serve che tu mi pubblichi le foto su Instagram grazie a Pinco Pallo perché oggi mi coccola, perché oggi ho ricevuto questo, perché oggi ho ricevuto quello, se poi non mostri il prodotto in video oppure non fai una piccola recensione su Instagram, non lo so, vabbè. Sono modi loro di fare, a me, vi ripeto, poco mi interessa. Quindi per questo non è un mondo che mi piace, non ho intenzione di coltivare questa cosa,
non chiuderò il canale perché comunque sono 2 anni e mezzo di ore ed ore a editare quei video, oggi cercare di girare video decenti perché comunque io non ho tutte queste attrezzature fighe, né mi interessa averle perché vi ripeto, l'ambizione della mia vita è altro, non è fare la YouTuber e quindi rimarrà aperto così, però non pubblicherò nulla. Quindi io invito le ragazze che mi seguono e che mi chiedono sempre quando tornerò sul tubo, eccetera, eccetera, se vi va di seguirmi, eccetera, eccetera. Io vi lascio i miei social dove mi trovate sempre, mi potete contattare e sarò felice di rispondervi a commenti, messaggi privati, eccetera, eccetera, anche su Snap. Vi lascio il mio Facebook, Instagram e Snapchat, che è un social molto carino che mi piace tantissimo. E spero insomma di incontrarvi lì e nulla, anche perché riesco a rispondervi più facilmente. Ultimamente, ad esempio, ho fatto la prova, il test delle tinte Mulac, della tinta Mulac che ho comprato, che poi ho rivenduto subito, ovvero Vanguard, e vi ho mostrato le varie foto su Facebook, come si comportava la tinta nel corso delle ore, o sul gruppo MAC. Vi lascio, non so se posso mettervi il link perché è un gruppo privato, comunque se fate la richiesta, le amministratrici vi accettano volentieri. Una community molto molto bella, formata da tante ragazze dove ci si scambia consigli su acquisti, trucchi. È un bel gruppo e anche lì ho pubblicato il mio test per le tinte Mulac, quindi lì vi ho risposto in maniera veloce, eccetera, eccetera. E quindi sono social più veloci per me rispetto a YouTube. E quindi nulla, cos'altro è successo? Se a qualcuno di voi insomma piace il rossetto che indosso, perché solitamente mi lasciate sempre il commentino sotto per evitare che non vi riesco a rispondere, ve lo dico in video ed è il numero 13 degli Unlimited Stilo di Kiko, che sono favolosi e durano tantissimo, altro che tinte Mulac. Scusate, ma sono rimasta davvero malissimo per queste tinte. Io l'ho rivenduta, raga, mi è dispiaciuto perché me l'aveva regalata il mio fidanzato per la festa della donna, che ha detto invece di regalarmi fiori e cazzatelle varie, comprami un trucco che mi piace. Sono uscite le tinte Mulac, guarda il caso, e mi sono fatta regalare quella lì. Io non voglio screditare, non voglio essere cattiva, però a me, da me Mulac personalmente non vedrà manco più un euro. Allora, io ho acquistato Vanguard. L'ho provata per 3 giorni e in 3 giorni tu ti accorgi se un prodotto vale o meno. Il primo giorno l'ho utilizzata per chi non ha seguito le mie foto e i miei aggiornamenti, eccetera, eccetera. Io lo dico per voi per non farvi buttare 15 euro, sinceramente. E, il primo giorno, 2 passate, e senza matita, senza nulla. E praticamente dopo manco un'ora ho fumato giusto 2 sigarette, ho bevuto un caffè, mi si è creata tipo una pappetta all'interno delle labbra rosata e quindi era inguardabile, fa tipo l'effetto ombre diciamo, ma è un ombre orrendo anche perché il colore è molto particolare, con questa pappettina rosa è qualcosa di inguardabile. Ho detto va bene, sarà perché non ci ho messo la matita sotto, vabbè, andiamo avanti. Secondo giorno ho fatto il contorno labbra con la matita e ho applicato 5 passate di Vanguard, anche perché su di me non ha lo stesso colore che vedete sulla sindina nel video presentazione, quindi ho dovuto stratificare il prodotto. Devo dire, l'unica nota positiva che hanno queste tinte è che si possono stratificare, non fanno spessore sulle labbra, poi per il resto fanno cagare. Almeno Vanguard, ma per quello che ho visto anche da altre ragazze, anche altri colori non sono granché e niente, c'è sempre sta stessa cosa di sta pappetta, qualcosa di veramente inguardabile con tutta la matita sotto. Ho detto vabbè, 5 passate, il contorno labbra intendevo. Il terzo giorno ho fatto tutte le labbra contornate con una matita bella resistente e poi ci ho fatto 2 passate di tinta.
E mi ha fatto sempre la stessa cosa, quindi di conseguenza ho capito che il prodotto non vale nulla assolutamente e me lo sono rivenduto perché comunque poi la cosa grave è che questa tinta praticamente la stanno aspettando tantissime ragazze perché adesso sul loro sito risulta sold out. Allora io non faccio, ho detto questa torna su YouTube, ci parla delle cazzate del suo misero canale e poi mi va a smerdiare la Mulac. Nel mio piccolo io cerco di mettervi in guardia per non farvi spendere soldi inutili. Questa cosa che vi sto dicendo io lo dovrebbero fare le YouTuber che vengono seguite da migliaia e migliaia di persone che hanno migliaia e migliaia di visualizzazioni, non da una stronza come me che non se la incula nessuno. Scusatemi la volgarità e le parolacce, però è così. Su queste tinte c'è veramente, io ho visto l'ogni. Allora, dalla poca professionalità da parte dell'azienda per la gestione del servizio clienti, perché comunque tu non puoi trattare le tue clienti in questo modo, perché ho avuto delle mie amiche che mi hanno raccontato esperienze con il customer Mulac davvero scandalose, quasi che la colpa è del cliente che non sa usare la tinta e il prodotto fa schifo. E quindi per colpa nostra il prodotto si rovina perché non sappiamo mettere una tinta labbra, che poi non ci vuole l'arte di scienza a metterti una tinta. E comunque, vabbè, scarsa professionalità da parte dell'azienda, ma anche delle blogger. Cioè, mi hanno detto di una blogger molto molto conosciuta che ha fatto un video, io non la seguo a questa perché, vi ripeto, su YouTube non ci sto proprio perché mi viene, quando vedo queste cose mi esce proprio la bile. Sta tipa che ha fatto un video dove praticamente decantava la qualità di queste tinte che erano bellissime, ottime, le più fighe sulla faccia della terra, quando poi se tu fai uscire quello che dico, se tu fai uscire un prodotto labbra, una tinta labbra, deve essere perfetta per la concorrenza che hai in giro, cioè ci stanno migliaia e migliaia di brand che hanno fatto uscire le tinte labbra. Non puoi permetterti un flop di questo tipo, per come la vedo io. Comunque, questo nel video praticamente decanta tutta queste tinte, sono ottime, bellissime, e poi sul suo Snap, che poi si sa Snap come funziona, dura 24 ore il video o la foto, eccetera, eccetera, e poi viene cancellato. Praticamente dice proprio che Vanguard gli fa questa striscia bianca ed è inguardabile, è penosa, fa schifo, eccetera, eccetera. Mo' dico io. Ho fatto il video su YouTube perché l'azienda ti ha detto qualcosa, perché comunque ha avuto un flop sto lancio di sto prodotto, vuoi o non vuoi, perché io ho visto sia persone che si sono trovate bene, ma è un 30% rispetto a il 100% delle persone che si sono trovate male, almeno con un colore di questi prodotti. Quindi, o l'azienda ti ha detto che dovevi fare un video dove ne parlavi bene e poi sullo Snap hai detto che facevano cagare, almeno Vanguard, oppure non lo so. Veramente robe allucinanti. Oppure un'altra cosa assurda è che i clienti vogliono acquistare sul tuo sito, le tinte risultano sold out, però poi si devono vedere i pacchi alle blogger con tutte le tinte che giustamente non hanno pagato e. Vabbè, capisco il marketing, capisco quello che vuoi, ma tu già hai una produzione, diciamo, bassa, nel senso con pochi pezzi. Poi la gente che vuole acquistare non può acquistare, e il giorno dopo si vede i pacchi sparsi a tutte le blogger con i prodotti gratuiti con magari i colori che voleva acquistare. Cioè, secondo me è una cosa assurda. Non lo so, oppure sì, vuoi fare il marketing con le blogger, però cerca di soddisfare prima il cliente perché ti porta soldi. Molto spesso le blogger che vedete non sostengono manco l'azienda a livello di acquisto, cioè si fanno mandare la roba gratuita e campano di questo, ma non è così. Cioè, se io per dirvi, con la NYX ho avuto, sono stata contattata il periodo del San Valentino che hanno mandato quel pacchettino con i tre prodottini e gli auguri che sono stati davvero carini. Però io prima, con tutto che a me la NYX non mi ha mai cacato, io ho acquistato, ho sostenuto il brand perché è un brand in cui credo e che mi piace. Non è che faccio come tante blogger, riceve il pacchetto, ah va bene, ah che bello, camperò di questo. No, se tu credi in un prodotto e ti piace,
acquistalo, non è che aspetti che ti mandano il pacchettino e campi felice, voglio dire. Comunque, questi sono stati gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda Mulac, il mio pensiero, perché poi non ve l'ho parlato su Snap, vi ho fatto un video apposta e vi ho fatto vedere anche la tinta, la resa che faceva cagare. Però non ve l'ho detto su YouTube, vi ho detto anche brevemente cosa penso dell'azienda, come si è comportata, la questione blogger, eccetera, eccetera, e nulla. In questo periodo sto provando diversi prodottini e ho intenzione di postarvi delle mini review su Instagram e su Facebook. Sto aspettando dei cosettini che ho comprato per fare delle foto fighe su Instagram, infatti non vedo l'ora che mi arrivano e spero che apprezzate l'impegno che sto mettendo in questo social. Inoltre vi ricordo che è ancora aperto, sì, è ancora aperto il giveaway per vincere la Naked 2, che è una palette che io adoro, me l'hanno regalata ai miei 20 anni, mi pare, le mie amiche, no, 20 anni no, perché no, quando è uscita, insomma. Il mio compleanno la tengo lì tipo una reliquia e l'adoro tantissimo. Mi pare che scade il 27, se non erro, è ancora aperto quindi. E vi lascio giù sempre nell'info box il mio contatto Instagram se volete partecipare e provare a vincere questa palette. Inoltre, ho letto i commenti, mi avete intenerito tantissimo. C'erano ragazzine 12 anni che hanno detto: mi piacerebbe tanto vincere. Io ho 12 anni, non sarebbe il mio primo trucco di un brand così famoso. So, è bello, io per questo adoro, diciamo, Instagram, perché riesco a rispondervi, a leggere tutti i vostri commenti. È bello. Anche sul mio account Facebook, non so se aprire una pagina o meno. Perché per comodità io utilizzo il mio account personale e che potete fare tranquillamente la richiesta di amicizia. Cos'è? Una bestia, va bene. Potete farmi tranquillamente la richiesta di amicizia e ve l'accetto volentieri, mandiamo un messaggino, una cosa, mi fa piacere messaggiare con voi. È sempre un piacere scambiarci opinioni, eccetera, eccetera. Infatti tanti fatti della Mulac che non sapevo, me li hanno raccontati tante di voi, ci siamo fatte tante risate. E anche, vabbè, sul gruppo MAC, che vi ripeto, ne ho viste di ogni. Poi i pacchi persi, ragazzi, i pacchi persi. Quando mi hanno detto i pacchi persi per colpa di Bartolini. Allora, non perché io voglio difendere i corrieri, perché allora, mio papà ha un negozio di articoli sportivi, quindi noi collaboriamo con tutti i tipi di corriere. E vi assicuro che Bartolini non può perdere i pacchi. Cioè, a noi è capitato a volte che il pacco è arrivato rotto, aperto. Bartolini si è messo a controllare pezzo per pezzo nel pacco per vedere se mancava qualcosa. Perché vi assicuro che il corriere ci passa i guai se perde i pacchi oppure li apre e si ruba la roba. Una ragazza ieri mi ha fatto sorridere perché ha detto: mi è arrivato l'ordine in Mulac, c'era la tinta fuori dallo scatolino loro, dentro al pacchetto. E una ragazza ha detto: questi corrieri, ma che cosa se ne fregano i corrieri di quello che tu ordini dalla Mulac? Cioè, ma che se ne fregano? Vanno a perdere un posto di lavoro per il pacco tuo. Cioè, non è per cattiveria nei confronti di queste ragazze, per carità, ma dare la colpa a un corriere, a un cristiano che lavora, e vi assicuro che Bartolini è uno dei corrieri più seri con cui noi lavoriamo, quindi non è che voglio dire, vi racconto cazzate, è così. Ieri, l'altro giorno, mi è arrivato la collezione primavera-estate per il negozio e il pacco è arrivato aperto. Il tipo è arrivato con tipo un modulo e dove ci ha fatto vedere che hanno contato pezzo per pezzo i panni, i vestiti dentro allo scatolo. Quindi non è che aprono, si rubano la roba, perdono pacchi. No, io sono sicura che l'azienda ha preso troppi ordini e non ce l'ha fatta a soddisfarli tutti, e quindi la cosa più semplice ha dato la colpa al corriere che vi ha perso i pacchi. E la cosa che più è sconfortante è che non acquisterò mai più da loro, perché non ho visto da parte dell'azienda o un messaggio di scuse, uno stato per cercare di capire il problema di queste tinte che hanno fatto alle persone. Niente, zero totale. Io spero che prossimamente faranno qualche cosa per scusarsi con i clienti rimasti male di questi prodotti, perché per me non è normale, anche perché io so
Allora, io ho un rossetto Miolac ed è davvero molto molto valido, quindi è un peccato veramente, però se vi relazionate così con il cliente, almeno le persone con cui ho parlato io, vi assicuro, non compreranno più niente da loro, quindi perdono perdono in clienti, in tutto per il servizio. La ragazza ci hanno detto questi sono prodotti particolari da applicare, non sono da tutti, hanno risposto. Cioè, che vuoi dire? Che non è in grado a mettersi una tinta labbra? Cioè, non sono modi di rispondere. Secondo me dovete ammettere i propri errori e basta. Io non ho scritto nulla, non ho fatto nulla perché non è non è una cosa mia, cioè non è nella mia persona andare lì a scrivere polemiche, questa tinta fa schifo, questa così, questa quelli. Vi ho raccontato nel mio piccolo quello che mi è successo e basta, non mi sono rivolta a nessun customer, perché non ho chiamato, non mi importa, non mi sono trovata bene, basta, l'ho venduta e leviamo mano, cioè non ho intenzione di fare questioni, però ci sono ragazze che giustamente sono rimaste male e un minimo di cordialità nei loro confronti, secondo me, ci deve stare da azienda seria. Quindi, e questo è stato, raga, gli ultimi news spettaculess del mondo youtubiano, Mulak, blogger, eccetera, eccetera, che poi, cioè, no, su queste tinte, raga, veramente l'assurdo, veramente l'assurdo. Beh, io ve lo dico, tanto sta la testimonianza della mia risposta quando è stato. Sul gruppo di Federica, Daryl Bruno, aveva postato la foto di My Bored Suite, che praticamente a Federica è bianca, cioè gli lascia tutti i bordi bianchi, col flash, se le labbra bianche, è uno schifo. Comunque, mi è spuntata Otta, che per carità non è per lei, perché figurati, cioè, io non la conosco, mi sembra una brava ragazza, non è che la voglio criticare. E lei ha detto: a me sono perfette, e l'ha scritto sia nel gruppo di Federica che nei gruppi Mac, eccetera, eccetera. Io ho capito che tu ci trovi bene e cosa, però cerca anche, cioè, di dare, a parte che ha postato una foto di un altro colore, cioè Federica parlava di My Bored Suite, lei ha postato la foto con Vanguard, ha detto a me è perfetta. Allora, prima di tutto, se è perfetta devi postare la foto del colore in questione. Secondaria cosa, io credo che la cosa più ma neanche perché quell'altra comunque ci ha fatto il difetto. Secondo me, cioè, ci sono le blogger che mentono, le blogger che hanno ricevuto un lotto migliore, perché due sono le cose, secondo me. Cioè, hanno mandato prodotti non fallati, ci sono lotti buoni di questi prodotti e lotti che non sono andati bene. Non voglio criticare e fare, però cerca anche di capire. Comunque, non è che scrivi a me è perfetta, a me è così, a me è colì. O due sono le cose, ve l'ho detto. O a lei sono arrivate perfette perché alle blogger hanno mandato il kit perfetto, però non è vero perché a quella gli ha creato tutta la pappetta, come è successo a me. Oppure non lo so, io mi sarei sinceramente, come hanno fatto molte blogger che hanno ricevuto il prodotto, ritirata nelle mie stanze, nel senso, sì, quella ha fatto il video che sono fantastiche, altre invece non si sono proprio pronunciate al riguardo, e ovviamente Stand Innovation per i sogni della Ele e le cose di Chicca che hanno recensito questi prodotti uno schifo. E comunque sono delle blogger abbastanza seguite e sono felice che almeno la verità di fondo, insomma, esce fuori su queste cose, perché mi dispiace che tanti di voi spendono soldi per un prodotto non valido quando ci sono alternative in commercio a 15 euro da tipo LA Splash, 2 euro in più color Red Rain, cioè che sono prodotti Gerard Cosmetics. Io infatti sto aspettando due tinte Gerard Cosmetics da Beauty Bay, poi ve le mostrerò. Cioè, quindi di che parliamo, raga? Sicuramente sarà una questione anche questo video. Dice: questa spunta dal nulla, ha parlato di quattro cazzate del suo canale e poi mi ha smerdiato la Mulac, però vi volevo dire la mia, come la penso nel mio piccolo, e
nulla, ci sentiamo su Instagram, su Snapchat e su Facebook, raga. Io vi aspetto veramente in tantissime. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Scrivetemi se avete bisogno, mi fa sempre piacere darvi un consiglio. Se qualcuno... Ah, perché voi non mi avete visto con i capelli così. Questa qui praticamente è il Crazy Color della Aubergine, mi pare si chiama. Ora è scambiato perché ora sono, diciamo, fucsia più o meno i capelli. Sì, si vede, sono fucsia. Comunque era prima un rosso borgogna molto bello, particolare. Sul mio Instagram trovate la foto di appena l'ho fatta, com'era il colore. Veramente belli questi prodotti, mi piacciono moltissimo. E voglio provare il verde. Mamma, 25 minuti di video. Cioè l'ultimo video vi faccio due palle appese. Vabbè, detto questo, ragazzi, vi mando un bacione e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Aspetto di leggere i vostri commenti. Se non vi rispondo subito è perché non ho la possibilità, oppure mi contattate direttamente su Facebook, su Direct, tramite Instagram. Non vedo l'ora di confrontarmi con voi su questo argomento. Fatemi sapere cosa ne pensate della mia decisione su YouTube. Però, raga, veramente preferisco coltivare questi social qui che ho più, sono più diretti e ho la possibilità di gestirli meglio, anche di scusatemi. Di postarvi foto migliori e di qualità rispetto a YouTube e anche con un editing migliore e tutto. E nulla, spero che nessuno si prende, diciamo, collera di quello che ho detto, ma è il mio parere spassionato. Io quello che chiedo è un poco di sincerità, perché alla fine la sincerità, raga, viene sempre ripagata. Anche per quanto riguarda il discorso blogger, il discorso otta, cioè non devi avere paura di dire che il prodotto non è piaciuto, perché comunque la sincerità viene sempre ripagata e la verità viene sempre a galla. Vi faccio l'esempio di quella che ha fatto il video: ah, oh, sono stupende, Snapchat no, quella è una merda. Dopo 24 ore la cosa è finita e la gente giustamente dice: ma questa che dice? Prima sono buone e poi fanno schifo. Quindi raga, sincerità su YouTube e nella vita, ve lo dico sempre. Un bacio, ciao!